Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a raccogliere tutte queste ballette qua che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Allora, cominciamo. Tanto adesso vedrete che queste qua sono mignon, anzi, anche, sono anche più piccole di quelle che prendo io, che fanno da me. Allora, ne carico due o tre su per ora. E poi lì vado a mettere a posto. Se riesco a salire, ecco. Allora, sicuramente, infatti, ecco, brava, mettiti così, dai, sì, ne mettiamo giù così per iniziare. Oh cavolo, ok, sono riuscito a fare quello che volevo fare, girarla, quindi. Ok, sì, dai, mettiamo giù così, dai, va benissimo. Sono contentissimo, io dico, di quell'imballatrice lì perché è una cosa pazzesca. Per i miei gusti è la cosa migliore che avrebbero potuto fare per chi ha la PlayStation, perché sicuramente poi per chi ha il computer, come la maggior parte dei players di Farming Simulator, porca miseria, i modder sicuramente hanno fatto delle mod. Delle ballatrici che fanno balle piccole e io aspettavo proprio che qualcuno facesse una mod di ballette che di un'imballatrice che facesse le ballette e forse possiamo anche tirarne su due per volta, non vorrei dire sì, sarà un'impresa. Aspettate, più che altro metterle su due. Sono talmente leggere che vabbè, ne prendo una per volta, faccio prima. Oh, una che ho messa dritta, che ne ho messa dritta, meno male. No, voi non sapete, ma nella realtà per dir tanto pesano quasi 20 kg quelle piccoline, non piccole così, ma piccole, diciamo grandezza normale, ecco. Queste qua sono anche fin troppo piccole per forse. Sicuramente l'hanno fatto per il fatto del peso. Che qua su Farming, sì, i pesi devo dire che sono fatti anche forse troppo. Cioè, se dovessimo guardare la realtà, un tronco del genere che può tirar su il personaggio di Farming, come lo chiamano alcuni, lo Steve di Farming Simulator, nella realtà non ce la faresti, o perlomeno una persona normale non ce la farebbe. Ok, l'ho messa giù. Bene, bene, bene. Allora, andiamo a mettere qua. Sì, vabbè, fa niente per lo spazio, tanto adesso, tanto adesso dentro al rimorchio, quindi hai le sponde che chiudono. Spero che non escano, ma teoricamente no, perché ho visto la live di Daggervine e lui usava sto rimorchiato qua. Infatti, io il modpack ce l'avevo già prima che facesse la live, sì, porca miseria. Il rimorchiato ce l'avevo già, però non l'avevo ancora provato con le ballette e nemmeno l'imballatrice. Quando ho visto che l'imballatrice, cioè io ho scoperto che l'imballatrice faceva le ballette che si possono tirare su a mano, ho detto no, devo andare a giocare a Farming. Allora ieri pomeriggio ho acceso la Play, ho acceso Farming, ho preso subito l'imballatrice su un salvataggio che usavo io, che uso io normalmente. Ho provato appunto l'imballatrice e così e ho detto adesso io la prima balla che esce vado su e provo a tirarla su. Vado giù e provo a tirarla su, scusatemi, il gioco di parole, però vabbè. Allora sono sceso dal trattore, come al solito Massey Ferguson, perché sono gli unici che mi piacciono, cioè sono gli unici trattorini belli che. Wow! Brescia! Sono gli unici trattorini belli che hanno potuto fare. Comunque, adesso
Adesso stanno convertendo un bel po' di mod e devo dire che io qua per la PlayStation 4 sono contentissimo. Contentissimo fino a un certo punto, perché a me piacerebbero. Porca miseria. Piacerebbe che convertissero sia me che mio fratello, e penso anche gli appassionati di Ford che giocano con la PlayStation 4. Ebbene sì, vorrei tanto che converti. Perché è tutto spostato di là? Non lo so. Che convertissero la Ford Force. Per chi non sa la Ford For che cos'è la Ford Force, la Ford Force in poche parole è la serie di trattori che comprendono il 3000, 4000, 5000 e il 7000 dei modelli Ford vecchi, quindi per il 17 per il computer esistono. E io ho pensato. Anche i TV, ma a me piacerebbero tanto anche i TV che hanno vinto il. Cioè, che hanno vinto, che hanno partecipato al contest quest'anno. Però non si può avere tutto, quindi. Già che ho la. Che fra poco dovrebbe uscire la lettera italica, è una cosa. Wow. Comunque. Scusatemi un attimo se non parlo. Ok, allora, sono andato un attimo avanti, qui porca miseria, a mettere giù le balle, nel rimorchio, e devo dire che per ora sta uscendo un bel lavoretto. Allora, no, non devi finirli in mezzo. Ok, in cosa consiste? Cioè, più o meno penso lo sappiate tutti, però per chi non lo sa. Io poi in poche parole sto cercando di incastrare una balla con l'altra, senza doverle legare, perché appunto col rimorchio che ho non posso legarle. Con farming penso proprio che sia una battaglia, che sarà una battaglia poter riuscire a metterle tutte belle in ordine sul rimorchio e poi riuscire a spostarlo senza che cadano. Io lo provo lo stesso. Però cosa consiste? Appunto, io adesso ho fatto tutte le ballette sotto che sono girate in un verso. Per così. Adesso le metto tutte per così, le ballette che metto dopo. Nella realtà si dovrebbero legare fra di loro, perché comunque. Con tutti i filamenti che presenta la paglia o il fieno, dipende, cioè comunque le balle in generale, se sai metterle giù, se sai far tutto, se sai come metterle. Come si dice, se sai come metterle, anche senza legarle, andando a una velocità ovviamente non troppo elevata. Porca miseria, quella balletta lì adesso io la mai alla mano. La mano. Allora, provo a togliere questa. Alzo questa. Ok, metto giù questa, cioè, se riesco. I veri maestri, cioè le persone che lo fanno come lavoro, lo sanno far bene. Qua su farming io ci provo. Allora, stavo dicendo, ovviamente devi andare a una velocità non troppo elevata, ovviamente. Cioè, se hai un trattore che va a 40. Puoi andare a 40, ma se non hai buche, se la strada è tutta in piano, cioè mai, quasi mai, soprattutto con le strade asfaltate che abbiamo noi, se passi sull'asfalto. Se passi in campagna, ovviamente, penso che neanche i 10 all'ora faresti, con le balle messe tutte così. Comunque, prima ridotta in poche parole, a mio parere, se sei nel campo. Comunque, io ci provo a fare questa cosa. Prendiamola come challenge, prendiamola come vogliamo. Io ci provo anche perché per mio conto imballare e
Caricare le balle a mano è un'arte, soprattutto se la fai in questo modo qua che dico io. A mio parere è un'arte. Poi per tutti voi altri, no, tu non devi filarti lì. Shalla. Non ho visto. Ok, meno male. Mi si sta asciugando la bocca perché praticamente tu... Ma sta un po' zitto. Tutti i video che sto facendo, cioè questo qua è il terzo video che sto facendo in una mattina, quindi in un'ora penso, più o meno sì, un'ora, mezz'ora, mezz'ora, un'ora. Quindi non è che sia proprio fresco, fresco. Io non li monto nemmeno, sarà l'unico che monto perché porca cosa stai facendo? Ma no! Ok, ce ne sta ancora una, quasi sicuramente. Allora, avevo visto qui un bel mucchietto, eccole qua. Qua sicuramente c'era un bel mucchio di paglia che... Poi nell'imballatrice, cioè se fosse stata la realtà, a mio parere, si sarebbe imballata lei. Avrebbe avuto il pick up che non riusciva più. Ok, più o meno questa è la cosa che c'è da fare. Adesso ne metto un altro qui in mezzo e un altro qua dove sono io ora che sto camminando. Perlomeno cerco. Voglio fare un video un po' lungo per vedere se è fattibile questa cosa qua del... Mettere le balle tutte così. Perché mi sembra una cosa abbastanza carina da fare qua su Farming Simulator. Può essere noiosa, anche perché io sto parlando, sto spostando delle balle su un rimorchio. Però per me ci può stare. Allora, adesso proviamo a metterle così, ma mi sa che cadono. Allora io direi. Di metterle così adesso, così. Ok, quando ti fa sclerare? Neanche a spingerle, porca vacca. Allora, io ho un vicino di casa che quando imballa, alcuni di voi lo sanno, lo penso l'ho anche raccontato, inizia, la cosa bella è stata quest'anno, inizia ad imballare, cioè, senti il proprio trattore a su di giri, l'imballatrice che fa tutti i suoi rumori, e così. Senti che dopo un secondo che ha acceso l'imballatrice e tutto, scende, apre la porta, proprio senti che apre la porta del trattore e parte con le con bestemmie, subbestemmie, ma subbestemmie. Ed è stata una delle... Io ero in giardino, in poche parole, perché lui ha il campo dietro casa mia. Senti che parte con le Madonne, i Santi e tutte... Tutto quello che vuoi, ma è stata una cosa quella volta lì che è stato quel primo taglio. Ha iniziato ad imballare ed è successo questo. Vabbè, sì, non è semplice perché poi lui ha anche un'imballatrice che è un po' complicata e ha un po' di pecche a mio parere. Perché a parte il fatto che lui va troppo veloce, va troppo veloce col trattore, però. Questi sono i miei pareri. Allora, io direi che per caricare tutto sto rimorchiato qua potrei anche fare una live poi. Perché sì, sono piccole ma fanno dannare un po'. Dai, balla, porca vacca.
Oh, porca vacca. Così, io. Oh no, ma si sono spostate tutte. Dov'è che si è messa? Ah, è andata, uscita, è uscita, è uscita. Ok. No. Le note. Allora, ragazzi, direi che per questo video qui è tutto, ci vediamo in un prossimo video.